Ciao a tutti, oggi ci troviamo nel sito di Simone, creativamenteplotter.it, e vi faccio vedere i materiali che andremo a usare per questo progetto. Io farò due tipi di portachiavi, uno con questo tipo di materiale, la simpelle, ed è una confezione. La confezione è formata da tre fogli, formato 215 x 280 mm, e sono tre colori: nero, crema e oro. La confezione costa 9 euro scontata e la trovate in questa pagina. Poi vi metto il link, se volete, nel box in fondo. Poi l'altro materiale è questo, ve lo ricordate? Questo è la plastica termoretraibile, perché al calore, quando si riscalda, si restringe, e si restringe di tanto perché arriva quasi a restringersi del 70% circa. Ora togliamo. Qui vi fa vedere un po' di info. E nella confezione trovate 6 fogli, formato 215 x 280 e costa 17,90, anche questo scontato. Bene, detto questo, vi ricordate che questo materiale qui avevo fatto anche il video sulla bigiotteria. Se volete vederlo, lo trovate nel mio canale. Bene, detto questo, passiamo a realizzare i nostri portachiavi. Io per questione di tempo ho già fatto tutto. Questa è una farfalla che ho acquistato dallo store di Silhouette e poi io l'ho colorata. Questa è facilissima. In pratica il disegno è già fatto. Mi raccomando, mettete i crocini perché altrimenti dopo non taglia. Io per mettere questa grandezza qua sono andata in impostazioni pagina, scusate, ho messo crocini di registro di tipo 1 Cameo e Portrait, ho aperto opzioni avanzate e ho messo tutto a 10 in modo da alzare anche di alzare di più l'area lavoro. Così sono sicura che l'immagine non sborda poi. Poi ho fatto questo, che sarà la nostra mappina. Io ho fatto una prova, questa è un po' più lunga, infatti io di una ne ho fatte due mappine, mentre una l'ho lasciata così lunga, poi vi farò vedere. Questo, co per costruire questo tipo di disegno, è semplicissimo. Ora vi faccio vedere, apro nuovo. Mi raccomando, impostate sempre la pagina come è scritto nella confezione, in questo caso 215 x 280, mi raccomando, perché così sapete di preciso dove andare a finire il disegno senza uscire dall'area di lavoro. Ok? Faccio un rettangolo della dimensione che voglio, poi prendo il disegnalinea e mi disegno. Ah, scusate, per fare dritte le linee io mi servo, come sapete, delle mie guide. Quindi ne metto una qui e una qua e cerco di fare distanti una dall'altra uguali. Prendo il disegnalinea e inizio a tracciarmi la linea sopra la guida in modo che venga dritta fino a tre quarti e lascio. Faccio così anche nell'altra di sotto e lascio. Fatto questo, tolgo le mie guide, poi sposto un attimo questo, raggruppo, me lo metto sopra. Facciamo così, andiamo qua e no, scusate, ok, lo seleziono,
vado in questa icona qua e duplico fino ad arrivare in fondo. Se questo spazio qui non dovesse essere uguale a questo, basta che selezionate il rettangolo e allungate o accorciate di conseguenza. Ed ecco fatto, noi abbiamo già realizzato la nostra mappina. Quando andremo a invia, vedete, seleziono tutto e faccio taglia. Questa sarà, non sarà plastica termoretraibile perché sarà la simpelle e lo trovate sempre qua. Semipelle, vedete? Mettiamo questo, mettete lama automatica e farà tutto da sola. Già l'avevo fatta, quindi chiudiamo. No. E io andrò a tagliare prima la farfalla e poi in un secondo tempo taglieremo questo. Quindi ci vediamo nell'altra postazione. Lama automatica, tappetino con la nostra farfalla, carico tappetino, ora avendo messo lama automatica quindi si setta da sola, ho messo come materiale plastica termoretraibile. Ora mi registra i crocini, chiudiamo perché anzi. Vedete, mi ha tagliato, vedete, perfettamente. Vado piano a toglierla per paura di rompere le parti sottili. Ecco qua la nostra farfalla perfettamente tagliata. Dopo, come ho detto, andiamo a riscaldarla si può mettere sia nel forno che con un phon. Io lo farò con lit gun o il forno, adesso vedremo. Ora andiamo a tagliare l'altra parte, quindi metto la pelle nel tappetino, la nera, ok.
scelgo tra il materiale appunto sin pelle, metto sempre lama automatica e di conseguenza mi regola lui la lama. Ora do invia. Ecco, ha finito e mi ha ritagliato. Ok, vedete? Mi ha tagliato perfettamente. Allora, questo poi verrà, scusate, verrà piegato tutto attorno, ma ve lo faccio vedere dopo. Con l'assemblaggio, quindi andiamo dall'altra parte e vi faccio vedere creare il nostro portachiavi. Bene, eccoci qua. Ora costruiamo il portachiavi. Questa è la farfalla che andremo a restringere. E questo è l'altro che vi farò vedere come fare questi tipi qua. Vedete, qui gli ho messo un fermo di una collana, vedete? Qui metterò poi gli anellini per attaccarlo al portachiavi. Gli metterò questo per il portachiavi. Mentre qui l'ho fatto color rame col wire, che a me piace tanto, quindi ho arrotolato il filo di rame, vedete, e ho fatto il cappio per mettere poi attaccato al portachiavi. Oggi noi andremo a farvelo vedere semplice, vi farò il cappietto con la sua pelle, è quella che è nel disegno, nella confezione. Bene, ora poi ci servirà comunque delle catene per fare le estensioni. Io ne farò una, la farfalla, gli metterò questo filo con delle perline. Avremo bisogno di pinze. Ho bisogno di questo si chiama heat gun, è quello che scalda per l'embossing, perché dobbiamo andare a restringere la farfalla. Poi gli darò una mano di lucido. Io adesso ho questo a portata di mano, ma di solito uso la vernice lucida all'acqua. Iniziamo. Ora andiamo. Io ho messo questo tappeto qui perché ed è resistente al calore, ecco. Quindi andiamo a riscaldare la nostra
Come ho detto, questo si può fare anche al forno. Tengo con questo per non bruciarmi le mani. Vedrete che poi tra un po' cambia dimensione. Che si è ristretto, io ci metto un peso sopra perché a differenza del forno che viene bello steso, con questo no. Quindi una volta che è ancora caldo, appena finito, dobbiamo metterci qualche cosa di pesante sopra per stendere. Ecco qua, vedete? È venuto bellissimo. Ah, mi sono dimenticata di dirvi, nel restringersi e col calore il colore cambia. Vedete, è venuta benissimo ed è bellissima. Sarebbe bellissima anche così opaca, però io gli metterò un po' di lucido, vedete? E questa è la dimensione della nostra farfalla. Ok, e questa è fatta. Ah, questo qui io ho fatto un portachiavi, ma poteva essere benissimo anche una collana a farfalla. Magari potevamo metterci poi sotto, facevamo un buco e sotto gli mettevamo la nostra mappina. Insomma, poi sta nella vostra fantasia a creare diversi tipi di oggetti, bigiotteria e quant'altro. Questo, vi dico, è un materiale che io adoro, perché veramente adoro. Vedete, lo spessore è diventato duro e di plastica. Ora, andrò a dargli una mano di lucido, che ho detto useremo questo. Questo è tipo un anticante protettivo anche. Ok. Benissimo. Lasciamo che si asciughi e una volta asciutto poi andremo a fare il nostro portachiavi. Credetemi, chi userà questo tipo di materiale poi non ne potrà più farne a meno. Almeno per me è così. Ora vi faccio vedere come faremo questo tipo di portachiavi. Allora, per fare questi due qui, io ho usato metà di questo, l'ho diviso a metà e ne ho fatti due. Ma possiamo farlo anche di questa lunghezza. È a nostro piacimento, logicamente che viene molto grosso, vi faccio vedere. Adesso ve lo arrotolo un attimo così, vedete, è molto molto grosso, molto spesso. Quindi, se vi piace questo per lasciarlo da solo, può benissimo andare così. Magari dopo qui ci mettiamo il wire. In questo caso io lo lascio così perché gli faccio il cappietto con questo. Per fare questo io uso questa colla qua, che per me è molto buona e molto resistente ed è della Tesa. Andiamo prima di tutto a piegare, a chiudere il nostro cappio. Dobbiamo tendere un pochettino perché la colla si attacchi e faccia effetto. Poi andiamo a dare la colla
qua. Bene dappertutto. Lasciamo un attimo ad asciugare, poi prima di arrotolare inseriamo il nostro cappietto all'inizio e iniziamo a girare. Cerchiamo di mettere a pari in alto. Ed ecco qua. Attendiamo un attimo che la colla si asciughi. Intanto vediamo qua benissimo. Ok, vedete? Allora, siccome qui è brutto da vedere perché è bianco, gli possiamo dare un po' di colore. Io uso i colori dei timbri, il nero per dargli delle sfumature, ma possiamo usare anche una penna, vi faccio vedere. Questo è un pennarello che io uso. Per disegnare possiamo dare così, ma potete usare anche un Uniposca, qualsiasi che abbia comunque un pennarello grosso. Vedete? Abbiamo coperto tutto il bianco. Bene, ora non ci resta che attaccarlo al nostro anellino. E il portachiavi è fatto. Questo potete attaccarlo anche in una borsetta, non è detto che deve essere sempre un portachiavi. Io faccio i portachiavi perché devo fare un mercatino. Anche questo è un bellissimo materiale, mi piace, ci sono di diversi colori, oro e crema, come ho detto. E ora andiamo a farci il nostro, la nostra farfalla. Vedete se è asciugata, questa mi ho dimenticata, non è lucido, ma ho dato un protettivo. Va bene lo stesso. Ora facciamo, io metto questa, facciamo così, prendo un po' di filo, così.
taglio quello in eccesso e con la fiamma blocco. Ok, ed ecco qua il nostro portachiavi a farfalla, vedete? Bene, io spero di esservi stata di aiuto con questo video, di avervi fatto vedere diversi modi di utilizzo di questo bellissimo materiale, che in poco tempo si possono creare cose molto carine. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, mettete mi piace o commentate. Fa sempre piacere avere un commento e un mi piace. Iscrivetevi al mio canale e ciao!